Ecco, in questa lezione, come avrete visto nel titolo, si parlerà di alcuni palazzi che non sono estremamente visibili oppure non hanno quella nomea che hanno determinati palazzi che abbiamo visto con la Grande o anche altri palazzi che hanno tutta una storia. Anche questi hanno una loro storia, ma non sono così rinomati e così, diciamo così, così famosi come abbiamo parlato anche in altre lezioni di vari palazzi. E quindi faremo una piccola passeggiata assieme, diciamo così, cercando alcune dimore che, pur avendo una loro valenza sia artistica e anche quelli che l'hanno abitata hanno tutta una storia chiaramente particolare, però, come ripeto, non sono così nominati. Ecco, iniziamo subito. Ecco, e soprattutto sono dimore che in qualche maniera io ho trovato nei miei studi, nelle mie ricerche, e alcuni di questi, poi queste ricerche sono state anche pubblicate, quindi ci sono personaggi e dimore che conosco bene perché ho trovato io anche alcune cose inedite, soprattutto per quanto riguarda il Palazzo dell'Adenigo, non si conosceva nulla di questa dinastia, e invece c'è un archivio molto vasto di ben 400 faldoni si intende proprio dei volumi anche così pieni di documenti, che coprono, questi documenti coprono qualcosa come 5 secoli di storia, insomma. Poi in quell'archivio lì sono confluiti gli archivi di altre famiglie che si sono estinte, quindi è voluminoso anche per quel motivo. E anche lì, di queste altre famiglie che a me non interessavano, ho trovato dei dettagli interessanti che comunque sono stati poi pubblicati da altri. Ultimamente addirittura un architetto che è presidente di un'associazione di Este, Atesis si chiama la sua rivista, ha saputo che io ho trovato una mappa antica di un palazzo Pesaro che si trova lì a Est, che sarebbe stato poi il collegio Manfredini, non so se avete presente, perché io ci ho fatto pure il ginnasio dentro, quindi ecco, e questa mappa assolutamente inedita, però a me non interessava, ho messo da parte i miei appunti, c'è anche ci sono anche dei documenti attigui a questa mappa, quindi probabilmente ci sono anche delle cose interessanti, ma a me sul momento io dovevo fare una ricerca di un'altra cosa. E questo personaggio ha saputo questa cosa e adesso probabilmente faremo assieme uno studio che sarà pubblicato. Parliamo del Palazzo dell'Adenigo, che è il primo palazzo. Beh, innanzitutto vi faccio vedere, ecco, la mappa, perché giustamente una signora che segue, non so, mi ricordo più, mi ha detto, ma sarebbe giusto vedere nella mappa dove sono queste case. Ecco, Palazzo dell'Adenigo si trova qui. Praticamente uscendo dalla stazione è per andare, si chiama appunto Gradenigo Rio Marin perché è adiacente al Rio Marin, che sarebbe questo fiumiciattolo che si intravede qui. Adesso vediamo se si riesce a vedere lì, se non più di tanto, ma comunque se si vede meglio. Ecco qui, questo fiumiciattolo, questo rio, lo sapete che si chiamano lì ovviamente, ecco. È una famiglia che ha una grande storia, però non ha avuto questo ramo la possibilità di costruire la sua casa nella via più rinomata, nella via dove i palazzi erano più visibili, ovviamente, soltanto, non solo per il fatto che è molto largo, il canale grande è circa 50 metri mediamente di larghezza, ma passando tutti i navigli le case sono molto più visibili e molto più ammirate. Il palazzo comunque è stato edificato dagli allievi dell'Onghena, quindi è anche da un punto di vista artistico abbastanza rinomato. Ecco, si trova in questa posizione. Poi parleremo, poi ci sposteremo a nord, al limite della laguna, qui, dove c'è questo qua, il cimitero. Questo è il cimitero, al limite della laguna. Ci sono dei palazzi molto interessanti, poco, diciamo così, poco frequentati dai turisti, perché in genere i turisti vanno soprattutto nella zona di Piazza San Marco, da Viato. Ecco, e comunque ci sono dei palazzi che anche questi
ho incontrato, soprattutto per quanto riguarda un palazzo che si chiama Contarini da Zaffo, perché di questa dinastia ho studiato, ho fatto uno studio specifico su questa dinastia, su questo ramo dei Contarini, che hanno comunque anche dei palazzi su Canal Grande, poi ve l'ho fatto vedere uno, Contarini da Zaffo, vicino al Parco dell'Accademia. Successivamente qui ci, vedremo un altro palazzo interessante perché ha delle caratteristiche esornative tipo le patere oppure altri frammenti di bassorilievi probabilmente che derivavano da, dalle zone di Costantinopoli o addirittura anche da Bisanzio stesso, quindi, e anche di un'ala romana. Seguirà un palazzo poco conosciuto anche questo, ma anche questo pare edificato dagli allievi del Longhena, che è vicino all'abbazia della Misericordia, che è in questa zona qui. E poi un palazzo che da un punto di vista sacrificato, perché però sono riusciti ad affacciarsi su di un rio, ed è il palazzo Diedo, altra famiglia tra le più antiche di Venezia, in genere poco nominata, ma è una delle prime che addirittura ha colonizzato il Polesine ancora prima della conquista di Venezia. Quindi i Diedo sono una famiglia molto antica. E poi vedremo la parte sud della città con altri palazzi che poi vedremo. Intanto passiamo subito, ecco, un'altra mappa molto interessante che si vede nel dettaglio su questi palazzi, questa qua. Che purtroppo, bisogna dire una cosa, le mappe più interessanti e più dettagliate sono quelle degli alberghi. In effetti qui vi vedrete la pubblicità degli alberghi, perché loro addirittura mettono nel dettaglio sia il nome dei rii, perché chiaramente i turisti quando arrivano devono orientarsi bene, quindi sia il nome dei rii che il nome dei palazzi. Vedete, in grigio scuro ci sono i palazzi più famosi e dopo sono nominate tutte le piazze, tutti i campi e tutti i rii. Ecco, il grande enigma è questo. Come vedete vicino c'è un giardino che è famoso. Questo giardino qua si estendeva addirittura fino ai giardini Papadopoli, quindi pensate alla grandezza del giardino. Nel tempo qui sono state edificate costruzioni anche abbastanza moderne, una serie di costruzioni, e quindi è stato completamente stravolto tutto quello che era il parco di questa villa, che era famoso proprio per la grandezza del parco, e si è ridotto a questa piccola area qua. Ecco, poi, ecco, vabbè, intanto abbiamo visto questa parte qua, dopo vedremo la parte, passiamo subito a Palazzo Guadagnino, ecco qua. Ecco, come vedete, la facciata non si riesce mai a vedere completamente perché appunto di qua ci sono le case che costeggiano il rio Marinte, questo qua. È una tipica costruzione barocca, ovviamente, ha avuto dei rifacimenti, ma sostanzialmente è rimasta barocca. E questa è la facciata principale, ci sono ben due piani nobili, il palazzo è veramente uno dei più grandi, e un sottotetto, l'attico, e qui c'è un piano dove entravano direttamente con le barche. È caratteristico perché ha ben due portali con un carattere esornativo molto interessante, ci sono delle sculture e qui c'è lo stemma, e questi due portali, uno accedeva alla villa, al palazzo, e l'altro al parco che era qui, e qui ci sono proprio gli scalini dai quali scendevano i nobili per prendere la barca, la gondola, via discorrendo. Ecco, questi qua sono i Gradenigo. Ecco, questo è proprio il ramo che interessa a noi, perché i Gradenigo ovviamente sono delle famiglie più antiche e hanno tantissimi rami, hanno avuto molti doge. Ecco, e come vedete lo stemma ricalca proprio dei gradini, il discorso Gradenigo ricalca questo motivo dei gradini. Fanno parte delle 12 famiglie che sono state tra le prime a nominare il primo doge Paoluccio Anafesto, e quindi sono le cosiddette famiglie apostoliche, perché erano i 12, e hanno fondato proprio nel VII secolo d.C.
hanno fondato Venezia. Ecco, sempre da quel famoso Marco Barbaro, vediamo che i Gradenigo hanno avuto ben tre dogi. Nel 1200, nell'891, nel 1339 e nel 1355. Sì, è una cosa rarissima, perché molte di queste famiglie avevano diversi dogi. Ecco, e questa sarebbe la facciata, ma come ripeto non si riesce a vedere, perché di fronte a questa casa c'è la chiesa di San Simeon Grande, che è una chiesa molto antica anche quella, con dentro delle opere pregevoli, che si chiama così perché in effetti sono due le chiese, uno di San Simeon Piccolo e uno di San Simeon Grande. In realtà questa è denominata San Simeon Grande, ma è più piccola di San Simeon Piccolo, che è di fronte alla stazione, quella con quella cupola. Ecco, e perché quella è stata fatta nel Settecento e l'hanno fatta più grande dell'altra. In realtà è San Simeon Grande questa. E questa è un'antica stampa che ho rinvenuto, appunto. I portali, ecco ancora i portali del palazzo. Comunque è stato edificato da Domenico Marbutti, che è un importante architetto allievo del Baldassare Longhena, e appunto che non hanno trovato un'ubicazione più consona alla sua imponenza e dal fasto, e hanno dovuto accontentarsi di una posizione, diciamo, marginale rispetto al tessuto urbano della città. Quindi, per dire come i nobili avessero questa, come dire, ricercassero in continuazione il posto migliore dove farsi il palazzo. E in molti casi, però, i palazzi erano tantissimi, si parla di qualcosa come 1500 palazzi, quindi una cosa, un numero enorme. Ecco, anche viene ripetuto lo stemma in marmo sul portale che accede al giardino. E poi dentro, cosa strana è che quando facevo l'Università a Venezia architettura andavo a studiare proprio in quel palazzo lì, che era ridotto malissimo, però l'attico era abbastanza, era di un avvocato, il figlio studiava con me, e l'attico era messo abbastanza bene. Non avrei mai immaginato dopo 30 anni di fare degli studi specifici su quella casa lì. Al tempo, parlo degli anni 70, era ridotto malissimo, poi c'è stato un restauro e l'hanno ristrutturato tutto. Ma nel frattempo c'è stata la moda, per quelli diciamo della città che erano professionisti o cose di questo genere, c'è stata la moda di andare al Lido, da partire dagli anni 80, e tutti si sono trasferiti al Lido. Tutti. Certo, i nobili che avevano la sua casa nobiliare, insomma. E ecco, l'unica foto che sono riuscito a reperire è questa, perché è stato trasformato in appartamenti privati e quindi e poi comunque dentro è stato modificato moltissimo. Beh, si può dire qualcosa a livello storico, appunto, che il giardino venivano effettuate delle grandissime feste dei ricevimenti, nei quali appunto era frequentato da tutta la più grande nobiltà di Venezia, ma non solo, ma anche da re e regine che alloggiavano in questo palazzo. E come vi ho detto, si sviluppava fin quasi a Piazzale Roma, dove adesso ci sono i cosiddetti giardini Papadopoli. È stato anche l'ispirazione del poeta Gabriele D'Annunzio, si è ispirato al giardino in alcune sue odi e poesie. Comunque l'interno è fortemente malmesso. Ecco la chiesetta di San Simeon Grande, che è esattamente di fronte al prospetto del palazzo. Quindi se uno vuole vedere il palazzo lo vede in qualche maniera andando vicino alla porta a vedere il palazzo, però è tutto uno spazio molto, è in uno spazio molto angusto, tra virgolette, per quanto riguarda. E passiamo ad un secondo palazzo che è interessante, perché questo qua si trova, l'ho fatto vedere, a nord. Anche questo è interessante perché ha un giardino molto grande, che c'è tuttora, e in fondo al giardino c'è pure anche una,
una casa, detta la casa degli spiriti, e questo qua confine proprio con la laguna aperta. I contarini del Zaffo sono cosiddetti, ma forse ve l'ho già detto in altre lezioni, si chiamano così perché avevano fatto delle crociate e avevano conquistato Jaffa, la città con la contea di allora, e quindi hanno mantenuto questo titolo, che era un titolo estremamente prestigioso. Sono gli stessi contarini che poi compreranno il palazzo che c'è qui in Polesine a Gavello, ma avevano anche moltissimi altri possedimenti in tutte le province venete, in molte province venete. E come vedete, un palazzo molto lineare, molto pulito nelle architetture, non ha il sottotetto, sì ce l'ha, ma però non è vistoso nella facciata centrale, ed è caratterizzato da due portali. Secondo il mio modesto parere, probabilmente ci abitavano due famiglie dello stesso ramo. Probabilmente questa anche potrebbe essere in parte un'aggiunta, perché vediamo che la serliana, che sarebbe questa caratteristica, questo arco a tutto sesto con queste due finestre e questi due finestroni grandi, la serliana è solo da una parte, quindi si potrebbe ipotizzare che c'è stata un'aggiunta, mancando la simmetria. Ecco. L'architetto purtroppo rimane sconosciuto, come di tanti palazzi. Si ipotizza comunque che fosse, qui siamo nel 500, in pieno 500. Ecco, il palazzo è un tipico edificio rinascimentale con sviluppo in lunghezza e priva di simmetria, appunto, come vi ho detto prima. I livelli sono tre, con due imponenti portali con mascheroni in chiave, tre su una monofila sovrastata dallo schema in pietra della casata. Ecco, lo stemma che adesso vediamo, ma ripeto, gli stemmi. Eccolo qua. C'è un'aquila, sì, lo stemma dei contarini della Zaffo. E sul letto si apre questo giardino famoso, tra l'altro effigiato anche dal Guardi, ne ha fatto un dipinto. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ecco, questo giardino è una parte del giardino, perché in effetti è abbastanza grande. Ecco, il Guardi ha fatto un bellissimo dipinto che ritrae quella parte che abbiamo visto adesso, che c'è quel portale, una specie di arco di trionfo. E qui questa casetta, detta la casetta degli spiriti, se non mi sbaglio, e qui confina direttamente con la laguna. Adesso passiamo ad un altro palazzo interessante, che è lì vicino. Palazzo Mastelli, forse l'avrete visto, perché è un palazzo molto caratteristico di Venezia. Ecco, questo forse è una cosa un po' da turisti, però lo faccio vedere perché è interessante per diversi motivi. Questi caratteri esornativi applicati in tutta la facciata, non in tutta, comunque in parte della facciata, poi addirittura c'è una fontanella che era funzionante fino a qualche anno fa, alla quale si beveravano i gondolieri. Ma la cosa più interessante è questa monofora d'angolo, che è tipica, poi tra l'altro ve l'ho fatto vedere anche altre volte, queste monofore d'angolo sono tipici elementi architettonici del gotico, poi col Rinascimento completamente abbandonati. Ecco qui, questo qua è un gotico molto interessante, nonostante che al piano mezzanino ci siano questi archi a tutto sesto. Vediamo un attimo se trovo. Ecco qua. Ecco la scultura. Naturalmente questi mastelli
non si capisce bene se sia il cognome. La leggenda dice che loro, questa famiglia, erano dei ricchissimi mercanti che si sono trasferiti a Venezia, e probabilmente anche della Morea. Difatti lì vicino c'è il campo dei Mori, che non significa il campo dei Mori in quanto carnagione scura, ma di abitanti della Morea, e anche il campo ha tre famose statue, che dopo le vedremo, che si ispirano a questi fratelli, che erano questi, nella leggenda, insomma, una leggenda nella tradizione, questi fratelli erano dei mercanti molto ricchi. Ecco, quindi queste sicuramente sono sculture con un cammello, insomma, che... E vediamo ancora qualcosa. Ecco le finestre, ecco la finestra d'angolo, appunto, caratteristica tipica del gotico. Questa è una brutta foto, non si vede quasi niente comunque. E questa è l'altra caratteristica. Nell'angolo della finestra, proprio nell'angolo esterno della finestra, c'è un'ala romana. Questa è stata proprio individuata come un'ala romana dagli studiosi ed è una caratteristica di questo palazzo. Quindi è interessante perché fino ad un certo punto, dopo col Rinascimento no, fino ad un certo punto si usavano questi resti, applicarli nelle case a dimostrazione della potenza delle conquiste fatte nell'Egeo, oppure anche a dimostrazione, come vi ho detto nell'altra lezione, che loro avevano una qualche discendenza con la Roma antica. Insomma, è una questione di prestigio, ecco, degli ornamenti a prestigio dell'abitazione. E lì vicino abbiamo i famosi i mercanti, tra i quali c'è il cosiddetto Sior Rioba, che la leggenda dice che fosse il padrone di questa casa. Vabbè, è una caratteristica un po'... Eccoli qua. E c'è sarebbero i mercanti con un... Questo qua è il più famoso di tutti perché il naso è stato rifatto ed è di ferro, forza di toccarlo probabilmente perché porta fortuna. Però dicono anche che sia un facchino, perché ha sopra questa enorme, enorme sacco di mercanzia, e si chiamavano in veneziano i bastasi, quelli che portavano le mercanzie sulle navi, che erano pagati appositamente per quello. E questi sarebbero questi quattro mercanti raffigurati, tre mercanti con un facchino, ecco. E il campo dei Mori. Ecco, questo qua è una delle quattro statue. Sono state antichissime, si parla del X secolo, quindi del IX secolo dopo Cristo, del 900 per intendersi, dopo Cristo. E qua c'è il famoso naso che porta fortuna, ecco. E altra caratteristica, questo forse anche per la nomea e per tutto, la statua, la testa era stata divelta e rubata, ed è stato un grande shock per i veneziani, perché i veneziani sono molto tradizionalisti. Per fortuna l'hanno ritrovata ed è stata restituita, probabilmente uno che non sapeva cosa farsene, un turista penso, e qui c'è uno che guarda allibito questa cosa. Passiamo invece adesso alla chiesa. Ecco, adesso vi faccio vedere il punto dove siamo. No, aspetta un attimo che mi sto guardando. Vediamo dove siamo. Mi è sparito tutto. Un attimo, che vediamo se riusciamo a ripristinare. Ecco, l'abbazia e la scuola nuova della misericordia. Ecco, quello che si vede da quella
dal Palazzo Contarini, il Palazzo Contarini è qui in fianco, in parte c'è una darsena dove ci possono ormeggiare le barche, ce n'è una anche all'isola di San Giorgio Maggiore, quella è la più costosa in assoluto perché c'è di fronte al proprio Palazzo Ducale. Qui c'è una darsena dove parcheggiano barche di piccolo cabotaggio e da lì si vede, quello che vi ho fatto vedere la lezione passata, la scuola grande della Misericordia. E qui c'è la scuola piccola con la chiesa che c'è ancora e con questa costruzione che forse è parte della del vecchio monastero che era in stile gotico, che è stato demolito da Napoleone. Ecco, questa è la sacca, cosiddetta appunto sacca della Misericordia, perché siamo vicini all'abbazia della Misericordia, che dà sul, questo è il cimitero di Venezia. E vediamo in pianta, la cartina dall'alto, questo è Palazzo Contarini con il parco, e questa è la famosa darsena. Ma andiamo un po' più avanti. La chiesa da Sierra Nova, qui mi mancano delle qui mi mancano delle immagini. Sì, eccola qua, sì. Ecco, questa è una bella foto perché è fatta con l'acqua alta. Ecco, questa è una chiesa che fino a qualche tempo fa, parlo di una decina d'anni, era completamente abbandonata. Uno poteva vedere dalle finestre, credo anche la porta fosse mezza. Mi ricordo che abbiamo guardato dentro e c'era proprio tutto di vento, tutto distrutto, una cosa spaventosa. Poi l'hanno ristrutturata e l'hanno adibita a magazzino, a qualcosa, se non ricordo esattamente, ma addirittura anche a moschea. Ci sono state delle proteste, ovviamente, perché c'erano delle cose irregolari e la moschea è stata chiusa, ma pronta di tanti anni fa. Adesso è stata in qualche maniera ristrutturato quello che era rimaneva da ristrutturare, ed è adibita ad eventi, a performance, a mostre, cose di questo genere. È interessante perché è un angolo di Venezia semi sconosciuto ai più e nonostante che siano pregevolissime sia le statue sia gli interni, perché gli interni erano addirittura ornati con dipinti del Tintoretto e del Veronese. E da tutta una sua storia perché la chiesa era la chiesa della Misericordia, la chiesa era gotica come l'abbazia che era lì vicino, ma l'abbazia è stata demolita anche quella in epoca napoleonica. La chiesa poi è stata trasformata completamente dall'architetto Moli, che era anche lui della cerchia del Baldassare Longhena, e vedete che è tipicamente barocca, anche se ha qualche stilema che potrebbe ricordare ancora il tardo Rinascimento. Ed è una di quelle chiese dove venivano efficiati i nobili che in qualche maniera l'avevano abbellita e arricchita con le opere d'arte. In questo caso si tratta della nobile famiglia Moro. I Moro credo che non abbiano avuto neanche un doge, però era una famiglia che ha avuto altissimi capitani da mare e altissime cariche nello Stato. Ecco, ed è effigiato proprio. Ecco, questo è un moro che è effigiato. La statua, il busto, come tutte le statue, anche queste statue allegoriche che sono ai piedi, qui su questo piedistallo, sono state scolpite direttamente dall'architetto, perché ricordiamolo, il corso professionale degli architetti a partire dal 500, la figura dell'architetto, si formava con
facendo una specie di apprendistato come l'apicida, cioè colui che faceva capitelli in marmo, cose, ma anche statue vere e proprie. Quindi un buon architetto dal 600 fino al 700 era anche un bravissimo scultore. Vediamo la prossima. Ecco il busto del nobile Moro. Poi questi cosa vantavano sulla chiesa? Questi Moro vantavano un diritto di jus patronato, o jus patronato in italiano, che è un antichissimo diritto che ha origini addirittura longobarde, dell'epoca dei Longobardi, che permetteva a chi non era ecclesiastico di avere comunque la possibilità di nominare il parroco o il priore di un'abbazia, se loro avevano questo diritto. Era un diritto conferito dai re longobardi e poi dagli imperatori romani, dagli imperatori romani che erano, appunto, ricordiamoci, per un periodo sono stati germanici, e da radici nell'antico Medioevo, nell'alto Medioevo. Fra le altre, diciamo così, caratteristiche di questo jus patronato è che loro potevano in qualche maniera gestire tutto quello che era all'interno della chiesa, gli arredi, e difatti loro con il tempo avevano perso questo diritto, ma nell'Ottocento hanno fatto una causa allo Stato veneziano, lo Stato veneziano gli ha dato ragione e si sono reimpossessati della chiesa e hanno venduto tutti i quadri antichi che c'erano nella seconda metà dell'Ottocento, tutti i quadri antichi che c'erano dentro, perché loro, come tutte le famiglie veneziane nell'Ottocento, avevano grosse difficoltà economiche, avevano moltissime famiglie veneziane, sono stati venduti arredi e dipinti, anche quelli che non erano sotto la giurisdizione del jus patronato, quindi hanno venduto le cose che non erano di loro competenza. Questo è per dire. E adesso vediamo l'interno di questa. Ecco, l'interno è rimasto così, praticamente queste statue sono state messe, che non c'entra niente, sono state messe dopo, come vedete gli altari sono disadorni, è stata addirittura, non si capisce bene se per motivi di restauro conservativo o per quale motivo, comunque hanno tirato via anche l'intonaco. Ecco, l'avete vista qualcuno di voi sta chiesa, no? Sì. E l'interno, come in tantissimi altri casi di palazzi abbandonati o di chiese abbandonate, ecco, si fanno degli eventi, delle cene, cose di questo genere, matrimoni anche. E veniamo ad un altro palazzo che è lì vicino, esattamente in questa posizione qua, adesso non vorrei, cancellando tutto. Difatti, adesso ho cancellato tutto ancora. Eccoci, beh, di vicino, che volevo farvi vedere, ecco qua, comunque non posso vedere. Di vicino c'è Palazzo Risse. Ecco, questa è l'abbazia della Misericordia, e qui più avanti, dove c'è la scuola nuova della Misericordia, che è stata fatta da Sansovino, ve l'ho detto la volta scorsa, lì adiacente c'è un palazzo un po' sacrificato nella posizione, ma molto interessante, ed è il Palazzo Risse. Altra famiglia veneziana, il Lezze. Provo a cancellare? Sì. Altra famiglia veneziana, il Lezze. Eccolo qua. Questo, facendo un giro, mi sono accorto di questo palazzo ancora tantissimi anni fa, ho detto, per me è uno dei più bei palazzi di Venezia. In effetti pare che sia stato fatto direttamente da Longhena, ma non ci sono prove. La tradizione dice che è stato in Longhena direttamente a farlo.
ha una facciata che è rivolta al Rio della Misericordia ed un'altra che è rivolta all'altro rio qua, che non ricordo più come si chiama, che sarebbe questa che adesso ve la faccio vedere. È molto interessante perché eccola qua, cioè, è semplificata, ma è interessante perché tra l'altro, come vedete, il portale d'ingresso è molto piccolo perché è una parte secondaria, però questa ha la facciata sull'altro rio che passa. Ed è tipicamente barocco, come vedete, le balaustre, tutta la facciata è in pietra d'Istria, quindi è estremamente interessante. Proprio per le linee che sono tipicamente barocche, ma come dire, una linea pulita e di grande fascino architettonico. Vediamo adesso, questo palazzo, diciamo qualcosa su questo palazzo, questo palazzo appunto ha subito anche questo una devastazione operata dai napoleonici. È del nobile Giovanni d'Alessi di Andrea, commissionata da questo nobile. Probabilmente non c'è certezza, ma quasi sicuramente dovrebbe essere Longhena, questo nobile vissuto appunto tra il 1554 e il 1625, prestò servizio come procuratore di San Marco, come tutti i nobili, come tantissimi nobili, e presenta il piano terra ha una muratura bugnata, interessante perché per conto mio è di rara bellezza questo palazzo. Potrebbe essere molto simile ad altri, ma ha qualcosa, ecco il bugnato sotto. E poi sì, insomma, della guida viene descritto nella guida che ha scritto Sansovino, viene descritto una guida che ci parla di Sansovino e di altri architetti, viene descritto come grande nel circuito, con copiose stanze nobiliari, una facciata altamente ornata in marmo, con intagli più belli, particolarmente aggraziati e delicati, sono in particolare le teste delle donne poste su chiavi di volta e archi di finestra. C'è pure un cortile interno dove sono collocate anche delle statue in questo cortile, con busti e teste diligentemente scolpiti dallo scultore Cavioli, uno scultore del Seicento. Poi c'è pure anche un piccolo casinò, o casino come si suol dire, che fungeva da ingresso al giardino a Rio della Sensa attraverso il Rio della Scuola Vecchia. Via della Sensa, Spagna Marmisa, fu anch'esso progettato da Longhena ed è stato recentemente ristrutturato con interni moderni. Questi casini erano delle costruzioni che c'erano sempre nel giardino o nel parco delle ville. Ecco, anche tra l'altro queste costruzioni avevano tutte delle collezioni d'arte, che questa qua addirittura è definita, da quello che ha scritto queste pagine qua, era una collezione d'arte addirittura leggendaria, con un soffitto affrescato dal Tiepolo, però le opere sono state tutte vendute nel Settecento, distrutte o saccheggiate dai napoleonici alla fine del Settecento, quindi questo era il destino di tutti questi grandi palazzi nobiliari, insomma. E come scrive acutamente questo storico dell'Ottocento, dice che questa fine l'ha fatta quando i leoni si fecero conigli, per intendere appunto la caduta della Venezia. Bene, questo è il palazzo Lesse. Poi ho scelto un altro palazzo che si trova ubicato in una zona particolare. Proprio lì, e da qui si capisce il discorso che vi facevo prima, come i nobili si affannassero a cercare in qualche maniera un buco, si può dire, per dare visibilità al proprio palazzo, ed è il palazzo Diedo. Ma voglio prima farvi vedere dov'è. Ecco la mappa del dettaglio, palazzo Diedo, eccolo qua.
Quindi questo è il canale grande e c'è il rio della Fosca, il rio della Fosca, che è una chiesa che c'è lì vicino di Santa Fosca. Quindi andiamo avanti, eccolo qua. Ecco, questi hanno avuto questa, diciamo così, la voce, Mario. Fortuna, questi hanno avuto questa fortuna, diciamo così, di riuscire a far vedere il palazzo che è sul rio di Santa Fosca, ma davanti c'è un altro rio, quindi quando arrivi vedi completamente tutta la facciata. Il palazzo non sembrerebbe vederlo dalla foto, ma è imponente ed è stato fatto dal Tirali, che è un grande architetto del Settecento, il quale si è imposto proprio di dare alla famiglia di Edo una grandissima visibilità con un palazzo sontuoso rispetto a tutti gli altri palazzi che erano nei dintorni. Palazzo di Edo. Siamo a Canareggio, in Rio, ecco, prima c'è il Rio di Santa Fosca, ma è il Rio dei Servi. Questa dimora è per farvi notare appunto quanto i nobili ricercassero anche il più piccolo degli spazi che consentissero con minima visibilità della loro dimora nello scenario urbano. I Diedo, anch'essi famiglia di antiche origini, come vi ho detto, si accontentano di una posizione defilata che comunque garantiva al palazzo di famiglia di essere ammirato internamente nel prospetto sul rio di Santa Fosca. Imponente edificio progettato al Tirali nel 1710, venne anche realizzato in tempi abbastanza accettabili, in 10 anni. Si presenta altamente dignitoso, con grande pulizia di linee e decori. Come vedete, è molto, come dire, molto parco di decori e ha una correttezza nelle linee architettoniche davvero rara. Ma siamo già nel Settecento qui. Alcuni dettagli intorno a questa posizione: sull'arco uno dei portoni laterali è collocata un'insolita scultura, sia un leone con le ali di pipistrello, ma non sono riuscito a trovare nessuna immagine. C'è un leone stranamente con le ali di pipistrello. Ecco, inoltre l'edificio, ecco questa è una cosa storica abbastanza rilevante, è vicino al famoso ponte di Santa Fosca, dove Paolo Sarpi venne pugnalato dai sicari del Papa. Quindi siamo in quella zona lì. E dai sicari del Papa, che poi, siccome c'era un'intelligence non da scherzi a Venezia, la sapevano indagare con i mezzi di allora, li hanno individuato cosa hanno fatto tutta quella notte lì, perché l'hanno ferito, voi lo sapete, con uno stilo che è uscito dalla tempia, da qui è uscito nella tempia, e lui ha espresso quella famosa frase agnosco stilum romane, che può voler dire conosco lo stile nel senso di pugnale, ma anche lo stile della Curia romana. E nonostante una ferita del genere, è stato operato dal famoso medico che allora insegnava a Padova, Acquapendente, di cui c'è una statua, credo che sia, non vorrei dire una sciocchezza, mi sembra che sia di una città tipo Livorno, mi sembra che sia una città, no, Livorno no, una cittadina comunque della Toscana. È stato operato ed è sopravvissuto, quindi significa, però facevano uso di oppio, è evidente, perché non c'è l'anestesia che abbiamo noi, penso. Ed è sopravvissuto fino ai suoi giorni, però dopo è stato sempre scortato dalle guardie della Serenissima fino al resto della sua vita. Quindi, per dire, grandi personaggi che erano contrari alla Chiesa, ma che erano rispettati moltissimo dallo Stato veneziano. Caso, direi, unico nella storia, a parte l'Inghilterra, che sappiamo che cosa hanno fatto. Si sono fatti una chiesa a parte. Ecco, vediamo qui il fianco del palazzo. Se riesco a farlo vedere. Ecco, insomma, il palazzo che si vede sul fianco, comunque, insomma, un tipico palazzo che adesso credo che sia... Anche questo è un palazzo, ecco, è un altro palazzo dei Diedo, anche questo è estremamente pulito, addirittura quasi nei decori minimi, si trova esattamente di fronte alla stazione di Venezia. È stato un monastero fino a qualche anno fa,
credo che sia ancora in proprietà ad una congregazione di monache, però adesso l'hanno ristrutturato e quindi forse l'hanno venduto, non so. Ed è esattamente di fronte, ed è molto particolare perché c'è questa tipica, come dire, timpano tipico palladiano e una balaustra tipicamente seicentesca. Passiamo adesso ad un altro palazzo, anche questo in una posizione, nonostante i personaggi che hanno abitato, che sono personaggi di prima grandezza in assoluto, cardinali, altissimi prelati come cardinali, ma anche altissimi personaggi dello Stato, e si trova nel Rio Novo, che poi diventa anche il Rio Foscari e che sbuca fuori dalla stazione. Sbuca fuori, poi è stato fatto negli anni durante il ventennio fascista una parte, e sbuca fuori sul Canal Grande, proprio a fianco del Palazzo Foscari e del Palazzo Dolfin. Eccolo qua. Anche questo è un palazzo bellissimo, straordinario, che ha avuto una serie di controverse, vicissitudini. Ecco, molto pulito, cioè piano nobile, un piano che dà direttamente sulla Via d'Acqua, e un bellissimo attico sottotetto. L'architetto chi è di questo palazzo? Questo, adesso, mi sono dimenticato di dirmi una cosa prima dell'abbazia della Misericordia, ve la dirò dopo. Dunque, anche questo si parla della cerchia dell'Onghena, ma pare comunque che siano stati più gli architetti sardi che Rossi, che tra l'altro questo Sardi era lo zio di quest'altro architetto, nipote della Rossi, insomma erano due architetti che siamo dopo il Longhena, quasi in un 700, tra il 600 e il 700, ma più 700. In effetti vediamo che il barocco qui si vede sicuramente in alcuni dettagli architettonici, ma c'è una maggior pulizia, una maggiore, come dire, sono molto contenuti quelli che sono i tipici stilemi barocchi. Lo vediamo nella balaustra molto imponente, lo vediamo nei mascheroni, però insomma complessivamente le linee sono molto pulite. E il Dolfin, eccoli qua, ci sono diversi rami, qui ci sono tre stemmi che appunto sono relativi a tre diversi rami. Ecco, e addirittura in questo sito, quando ci sono stati fatti dei restauri, hanno trovato che c'erano già degli edifici, negli scavi, degli edifici databili intorno al IX secolo d.C. Quindi immaginate quanto sono antichi e quante volte sono stati rifatti questi palazzi. Bene, abbellito dal cardinale Dolfin, grazie al convivio di architetti come Domenico Rossi, ma precedentemente altri lavori erano stati portati avanti nella cerchia degli architetti attorno all'Onghena. L'apparato decorativo degli interni viene elaborato su precise indicazioni iconografiche del cardinale al fine di magnificare la propria famiglia. Tutto quello che abbiamo detto in una scorsa edizione, quanto si adoperavano e quanto si usavano il lavoro di architetti al fine sempre di magnificare un personaggio della famiglia oppure tutta la stirpe. Tutte le opere, anche qui siamo in un discorso che io ho già fatto nelle scorse lezioni, tutte le opere si ispirano alla romanità, a fatti storici e personaggi che rispecchiano la cultura del tempo presso gli aristocratici, di ricercare una propria origine o discendenza dalle grandi famiglie imperiali e patrizie dell'antica Roma. Ci sono stati chiamati tutti i più grandi valenti e artisti del tempo, e anche i grandi pittori, e dentro ci sono degli affreschi del Tiepolo che si sono preservati nonostante il palazzo abbia subito vicende, come vi ho detto, controverse, innanzitutto proprio per la estinzione di questa dinastia. Qui siamo i Dolfin di San Pantalone, perché sapete che poi le famiglie erano divise secondo la parrocchia dove abitavano. San Pantalone è quella famosa chiesa che ha, pare,
il soffitto non è affrescato, c'è una tela che dicono che sia la più grande del mondo. È una cosa, sì, ci sarete stati senza dubbio, è una cosa meravigliosa, c'è una tela che copre completamente tutto il soffitto della chiesa. E siamo poco distanti, appunto, San Pantaleo, una chiesa dà sul rio, da Rio Novo, e questi dolfini, alla morte dell'ultima discendente che in qualche maniera era imparentata con i Querini, il palazzo passa ai Querini, ma i Querini adoperano il palazzo come cava di marmo, pensate voi. E addirittura la grande scala d'ingresso in marmo rosso viene saccheggiata, quindi non si riesce neanche più ad andare nei piani superiori. Addirittura c'è stata una bomba durante le insurrezioni del 1848, gli austriaci hanno bombardato con un cannone da Mestre, incredibile, questo perché non c'erano gli aerei, con cannonate da Mestre hanno bombardato il palazzo, proprio, no, il palazzo, hanno bombardato Venezia, una bomba è caduta sul soffitto, naturalmente ha sfondato il soffitto e per diverso tempo è rimasto completamente alle intemperie, tutto l'edificio è esposto alle intemperie. Ma ecco, i danni sono stati grandi anche per tutte le collezioni d'arte che c'erano dentro, perché nel frattempo cosa è successo? I grandi antiquari a livello mondiale hanno capito che lì c'era da lucrare, da far bene, come Guggenheim, che è tra l'altro il padre o il nonno della Guggenheim, credo che sia il padre, comunque insomma è della stessa famiglia, e ha comprato tutte le collezioni, naturalmente lucrando sul fatto che queste famiglie erano già disastrate, e poi ha rivenduto a prezzi stratosferici ai grandi collezionisti d'arte, che erano ancora una volta i nobili europei, i principi europei, oppure anche i musei, che già allora cominciavano a raccogliere le opere d'arte. Musei nei quali si trovano tuttora le opere che erano, in alcuni casi si trovano le opere che erano in questo palazzo. Molte opere invece sono finite, fortunatamente sono rimaste alla fondazione Querini Stampali. Ecco, questo anche per dire che, ecco, però questa erede non è riuscita a ricavare più di tanto, perché cos'è successo nel frattempo? Siamo nell'Ottocento, e nell'Ottocento tutto quello che era stato rococò e barocco non viene più considerato. Il famoso discorso che vi facevo l'altra volta, come può la cultura del tempo fare dei danni gravissimi. In alcuni casi tante opere sono state non solo deprezzate, ma anche disperse per quel motivo, perché addirittura il Tiepolo, che era anche un valente pittore e in quella casa lì aveva lasciato molte opere sue su tela, il Tiepolo viene definito nell'Ottocento un bravo decoratore. Quindi siamo a questi livelli. Quindi non solo deprezzate, ma tante opere vanno anche a finire nel dimenticatoio, vanno anche disperse per quel motivo. Perché la cultura, come ripeto, in certi casi può fare dei danni peggio dei bombardamenti o delle guerre o delle calamità naturali. Quello che è successo un po' in tutte le città, durante l'epoca fascista, per esempio, hanno, per motivi igienici, dicevano, no, qui a Rovigo hanno elevato quello che era il fiume che passava in centro città con un ponte antichissimo di cui ho trovato nell'archivio dell'Accademia, ho trovato alcune cose note particolari su questo ponte che risale al 1200, tra l'altro, hanno tolto tutto e chiaramente hanno asfaltato la mano, hanno fatto questa strada che adesso ha perso totalmente il significato delle ville e dei palazzi che erano lì, perdendo il contesto, ha perso anche il significato stesso per il quale erano state costruite. Questo è tanto uno dei tanti casi, per dire. Perché voi dovete immaginare, forse da poco, appunto, era un fiume e le ville che c'erano. Per esempio c'è un palazzo, quello che era adiacente, che è sempre al buio perché davanti c'è il Duomo, quel palazzo lì, che poi sul davanti c'è un bar, quel palazzo lì aveva un cortile, e aveva un bellissimo parco che dava direttamente sul fiume, sulla Digetta. È stato stravolto completamente adesso.
per dire, mi viene in mente questo particolare perché sul palazzo l'ho visitato, c'era molto conoscere di te, era famoso Rovigo perché aveva una collezione d'armi favolosa, aveva una collezione d'armi addirittura con delle corazze del 500 nell'attico, nella soffitta del palazzo. Vabbè. Cosa ho fatto adesso? Vabbè, andiamo avanti, vediamo ecco un po' il giardino di Cadolfin. Cadolfin poi fortunatamente si sono preservati alcuni saloni, che adesso vedremo, questo giardino, e poi è stata adibita in questi due piani qui, credo, è stata adibita a foresteria per gli studenti di Cafoscari. Cafoscari è poco distante, adesso è di Cafoscari, tutta Cafoscari qua. Negli anni 70 è stata acquisita Cafoscari negli anni 60, ma poi hanno adibito anche foresteria per gli studenti. Mentre che adesso, poi quando c'è stato il boom di tutti gli studenti che vanno, un'enorme massa di studenti che vanno all'università, è totalmente insufficiente, hanno trasferito gli alloggi per gli studenti in un'altra parte della città. E adesso questo è soltanto un ufficio di rappresentanza per i convegni e i congressi dell'Università Cafoscari. Ecco qua, vediamo alcuni affreschi che ci sono ancora. Ecco, questa è una delle sale, ovviamente ristrutturata, con un affresco splendido. Ecco ancora questa sala. Poi vediamo anche dei personaggi che erano Dolfin. Questo è il cardinale Giovanni Dolfin, uno di quelli che hanno abbellito la casa, questa dimora. È interessante perché hanno tutti il bigliettino con su scritto procuratore capitano Damar. Questa è la stola tipica, la veste tipica del procuratore di San Marco, che come vi ho detto tantissime volte, quella carica che precedeva prima di passare al dogado, bisognava essere procuratore di San Marco. Qui vediamo dalla parrucca che siamo in pieno 600 o 700 anche penso. E passiamo a Palazzo Foscarini. E qui andiamo a finire nell'altra zona, vediamo se, e vi voglio farvi vedere appunto la mappa con i palazzi. Allora abbiamo visto, questo è dove c'è, abbiamo visto Cadolfin, Palazzo Dolfin, e adesso qui facciamo questo rio, è Rio dei Carmini, mi sembra che si chiama il Rio dei Carmini. E vediamo qui un palazzo molto interessante, anche se non eccessivamente ben messo, perché nel tempo sono dovuto chiudere le porte, diciamo così, i portali dei poggioli per motivi statici, quindi il palazzo appare non eccessivamente nella sua struttura originaria. E quindi vediamo un attimo il palazzo. Foscarini, eccolo qua. Cioè, il palazzo in effetti non ha subito alcun restauro recentemente, no? Io credo che proprio anche sia ancora nelle stesse condizioni. Ecco, questa credo che sia una parte del palazzo del consolato belga. E qui, come vedete, c'è una parte che è stata aggiunta, questa parte cinquecentesca, ma però presenta i poggioli che sono tipicamente barocchi. Insomma, ci sono stati diversi rifacimenti. Poi, chiaramente, la chiusura per motivi statici di questi grandi portali ne inficia l'immagine complessiva architettonica dell'edificio.
Foscarini, inutile dirlo, sono una delle famiglie anche queste delle più importanti in assoluto. Questo è il loro stemma. E vediamo, avete un'altra immagine, siamo i Carmini, appunto. Eccolo qua, questa è un'immagine del palazzo che ha una storia, ma che è quella storia dovuta proprio al fatto che è stato abitato dal Doge Foscarini. Un Doge che è molto importante, perché non solo per le vicende politiche, ma anche perché è stato un grande studioso, un grande letterato, che ha lasciato moltissimi suoi scritti. È il Doge Marco Foscarini, vissuto tra il 95 e il 63, 1763-1795, però è stato doge per pochissimo tempo, perché dopo neanche un anno, o dopo poco più di un anno, è morto improvvisamente, e quindi è stato ambasciatore a Vienna, poi anche a Roma con Clemente XII, procuratore ovviamente di San Marco e riformatore dello studio di Padova. Cosa significa riformatore? Un'altra carica che era una sorta di sovrintendente dell'Università di Padova, perché sappiamo Padova da secoli era stata conquistata dai veneziani, che potevano essere anche dei cardinali, e insomma era procuratore e riformatore dello studio di Padova. Però questa era una carica che proprio andava a incidere proprio sugli studi e anche sui corsi che facevano gli studenti, cioè non era come una carica amministrativa, era proprio una carica che andava in qualche maniera a vedere che cosa insegnavano, la didattica, ecco, era relativa alla didattica dell'università. E dopo l'ambasciatore a Torino, il ministro fu eletto doge, appunto, Maico regnò 10 mesi. È erudito, ha scritto moltissimo, siamo nell'illuminismo, nel pieno illuminismo, ha scritto molte opere ispirate a questa nuova cultura del Settecento, però molte di queste opere le ha lasciate incomplete. E il palazzo, lui si è munito nel giardino che c'è dietro, che qui non lo vediamo, e si è costruito una palazzina apposta dove ha collocato tutta la sua collezione vastissima di libri, ma era anche un collezionista d'arte come tutti i nobili della Venezia. Tutti i nobili veneziani c'erano, cioè in tutti i secoli erano dei grandi collezionisti. E andiamo avanti per questo rio. Adesso vediamo qui un pochino. Questo è quello che ci fa vedere, diciamo, la bandiera del consolato. Ecco, questi Foscarini, tra l'altro, e lo vediamo benissimo, sono gli stessi che hanno un palazzo molto, ecco, e questo invece è restaurato, lo vediamo, ecco, sul Canale Grande, e lo vediamo che è molto simile al palazzo. Qui siamo a San Stai, chiesa splendida che c'è sul Canale Grande, e questi qua sono appunto i Foscarini di San Stai. Quando non sono lo stesso ramo, quando si sono estinti, hanno lasciato quel palazzo a questi che avevano già questo palazzo qui, che ha i Foscarini di San Stai. Ecco il doge Marco Foscarini. E passiamo adesso ad un'altra costruzione interessante, che è il famoso Cazenobbio, il collegio degli Armeni. Eccolo qua, siamo sullo stesso rio, poco distante dal palazzo Foscarini. E vediamo che questo palazzo, che è stato poi che in quella chiesa, che è quella della scuola della Misericordia, quando era abbandonata, aveva un fascino particolare, perché una chiesa abbandonata, mezza distrutta dentro, insomma, fatto sta che è stata il set per ben due film, uno
della serie di James Bond e l'altro con Klaus Kinski che ha fatto uno Sferatu, cioè un vampiro, ecco, per dire l'immagine che hanno gli stranieri, sempre di un qualcosa, Venezia che è collegata col misterioso, con qualcosa anche di truce. Beh, in effetti una chiesa abbandonata ti dà quel senso, beh, insomma, il fatto sta che negli anni 70-80 ci sono stati questi due, sette, è stato un sette per due film, quella abbazia che vi ho fatto vedere prima, quella chiesa che era dei Moro, della famiglia Moro. Qui invece è stato girato il videoclip di, se vi interessa la cosa, insomma, di Madonna, I Like Virgin, come si chiama la canzone? I Like Virgin. È stato girato negli interni di questo palazzo, perché gli interni sono splendidi. Il palazzo degli Armeni, sappiamo che gli Armeni si sono stanziati in epoche molto antiche a Venezia, c'è l'isola degli Armeni, l'isola degli Armeni, che adesso vedremo. E quindi è un rito cattolico, però ha alcune diversità come rito, e suo è questo palazzo dove era adibito collegio, che è il cosiddetto collegio degli Armeni, casa Zenobio, perché era stata precedentemente dei Zenobio, che è una famiglia non veneziana, ma credo una famiglia veronese, però anche loro si sono aggregati alla nobiltà nel 600. Ecco, Casenobbio, gli interni sono rimasti fortunatamente ben conservati e vediamo, beh, qui vediamo ancora, ecco, la tipica facciata. Ci sono degli elementi cinquecenteschi, la famosa Serviana, di cui vi ho detto molte volte, e poi anche, diciamo, un po' come stile rivolti un po' verso il barocco. Ecco. Ecco, il complesso, come vedete, è molto grande, dietro c'è un giardino, la costruzione è veramente enorme, ci sono due cortili interni, facciata verso il giardino, vi faccio vedere, per curiosità, ecco qua, altra facciata con stemma verso il giardino, e poi ci sono gli interni che sono tuttora splendidi, ecco, questo è un interno, è la sala degli specchi, altra sala interna, ecco, vedete cosa c'è? Cioè, fuori vediamo solo una minima parte di quello che esiste a Venezia, perché gli interni sono qualcosa di favoloso, cioè gli interni di Venezia hanno degli stili che si ripetono, se vogliamo, però sono rimasti interni. Ecco, questa è l'isola degli Armeni, questa è l'isola di San Salvo, dove c'era il ma con la legge Basaglia l'hanno chiuso, non so cosa ci sia adesso, non lo so. Ci sono i monaci con una grande biblioteca, con la loro biblioteca. No, questa, non mai parlo di San Servo, questo è San Lazzaro, che era anticamente adibita al Lazzaretto, appunto, siamo vicinissimi a, qui c'è il Lido, insomma, e anticamente era il Lazzaretto, poi è stata adibita con l'arrivo di, si chiamano gli armeni mechitaristi, l'abate Mechita, e che ha avuto dalla Serenissima l'opportunità di fare questo convento. Ecco, e dentro ci sono, credo, non so quante centinaia di migliaia di volumi antichissimi, però non ci sono mai stato. Sono stato qui nei giardini, ecco, di migliaia di volumi antichissimi, una biblioteca, una delle più importanti al mondo. E passiamo ad un altro palazzo che passa inosservato, anche quello, ma che per conto mio, proprio personalmente, quando l'ho visto, ho detto che qui siamo di fronte a un gotico unico in assoluto. E dunque, un attimino. Eccolo qua, palazzo
Minotto, si chiama per la verità Ariani Minotto Cicogna, Minotto Ariani Cicogna. Ecco, ci hanno abitato queste tre famiglie nobili, l'ultima è stata una cicogna, una monaca che era nell'Ottocento l'ha donato al comune di Venezia. Ecco, la particolarità di questo palazzo è che adesso tra l'altro c'è un istituto tecnico, mi sembra, collegato però con l'istituto di architettura. Ecco, la particolarità di questo palazzo sono le polifole, la decorazione straordinaria che io in tutta Venezia non l'ho mai vista in assoluto, un pizzo, una cosa meravigliosa. Questa decorazione nelle polifole, che è come decorazione, queste pezzoni qua, li ho visti solo in questa dimora qua. Poi ovviamente c'è anche il cortile interno, che invece di essere interno è addossato alla casa, e lo vediamo che qui c'è la scala, che è tipica, altra tipica soluzione architettonica delle case gotiche, questo è un piano gotico, anche se ho qualche dubbio su queste finestre qua che potrebbero essere state fatte in epoca successiva, comunque questo è un gotico pieno, e qui il cortile invece di essere all'interno è addossato alla casa, e altra caratteristica, c'era una scala esterna che comunicava con il piano nobile, è tipica anche quella delle costruzioni gotiche. Siamo appunto nel sestiere di Dorso Duro ed è vicino al ponte del soccorso. Il ponte del soccorso collega questa casa con il collegio degli Almeni che abbiamo visto prima. Come si chiama il ponte? Ponte del soccorso. Dal 1870 il palazzo, come vi ho detto, passò al comune di Venezia. Insomma, questa è Minotto, poi ve l'ho detto, sono una famiglia molto antica, anche antichissima, di origine greca, e comunque ci hanno abitato pure i Cicogna. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è adesso, aspetta, cosa c'è? Arriviamo questo è interessante, ai mobili. Però vi voglio far vedere il Molin dov'è, perché il Molin siamo nella punta estrema sud di Venezia, eccolo qua, voi capite qui dove siamo? Alessatere, ed è l'ultimo palazzo che c'è all'Esattere, poi c'è l'area marittima del porto di Venezia, questo è l'ultimo palazzo, ed è interessante perché questo palazzo lo vedevo sempre, quando si va alle Zattere, che si va a mangiare il famoso gianduiotto, lo vedevo sempre questo palazzo, e dicevo, ma questo palazzo ha un fascino particolare, una cosa meravigliosa, e in effetti, però questo fascino secondo me è stato un po', è venuto a mancare dopo un restauro che hanno fatto recente, però siamo sempre lì, mica si possono tenere i palazzi in mezzi decreti, bisogna pure restaurare in qualche maniera. Però i restauri secondo me dovrebbero essere un po' meno invasivi. Ecco, questo palazzo adesso vi faccio vedere che è dei Molin, altra dinastia famosa, tra le dinastie più numerose in assoluto. Vediamo un attimo se questo è il palazzo. San Baseggio, perché lì dietro c'è il campo di San Baseggio, dove c'era una chiesa che è stata demolita, anche quella, nei primi decenni dell'Ottocento, quindi lì forse Napoleone non c'entra. Ecco, qui, il restauro è questo, l'hanno restaurato di recente, ed è, non solo ve lo faccio vedere per il motivo del restauro, come in qualche maniera, levando la patina del tempo, abbia un po' manomesso quella che era l'immagine di questo palazzo che sembrava un po' decadente e così. Ecco, ma anche per il fatto che è un palazzo cinquecentesco, era già fin in origine, almeno così dicono, trovo un po' strano questa cosa, però era fin dal Cinquecento adibito alle famiglie facoltose, non nobili, ma dell'alta borghesia veneziana, con già diviso in appartamenti. E
E comunque, ecco, interessante, qui c'è la via del vento, dove si accede, appunto, qua si va a finire nell'area marittima, e qui si accede per andare all'Esatera. E si chiama via del vento non a caso, perché lì c'è sempre vento. Perché se voi guardate la posizione, in effetti capite che siamo in un punto dove probabilmente la corrente d'acqua del canale della Giudecca, che è molto grande, produce anche una corrente d'aria che si riverbera sulle calvi circostanti. La genealogia dei Molin, vediamo qualcosa su Molin. Beh, ecco, questo per dire i Molin, per farvi vedere il Barbaro, quello che ha fatto questa serie di volumi, che ha fatto questo lavoro mostruoso alla ricerca di tutte, siamo nella seconda metà del Settecento. Ecco, i Molin hanno come stemma la ruota del mulino, e lui l'ha disegnata proprio a mano nella M di Molin. Questa è una particolarità che magari uno non riesce neanche a vederlo, io sono riuscito in compagnia sto dettaglio. Ecco, e Palazzo Molin, che ho fatto vedere, restaurato già, questo è il Molin. Ecco, come era prima, vedete? C'è un palazzo praticamente che dà la sensazione del palazzo quasi cadente, ma che aveva un suo fascino, una sua, come dire, un suo particolare che desta sicuramente una sensazione di storia, di un qualcosa di antico. Ecco, questa è la facciata che dà verso il campo San Baseggio, che è retrostante. Dunque, i Molin hanno dato un doge. Francesco Molin, che è vissuto proprio nel 600, tra 1646 e 1655, no, il suo dogado è stato tra 1646 e 1655. E qui siamo nella parte estrema, vi ho detto, e di fronte ci sono i mulini stucchi. Ecco che adesso ci sarà un'immagine, e vediamo anche qui, è ancora da ristrutturare, e vediamo l'immagine dei mulini stucchi. Sono esattamente di fronte, eccoli là, che anche quelli sono stati tutti ristrutturati e sono, cosa sono, della Hilton, dell'albergo Hilton, della Paris Hilton per intendersi. Ecco, questa l'ho scelto appunto perché è un palazzo storico, è rivestito di quella patina del tempo che lo rende carico di fascino, e dopo un impeccabile restauro perde quella suggestione tipica di queste costruzioni. E però è chiaro che gli immobili di questo tipo hanno bisogno di restauri conservativi, altrimenti finiscono nel degrado. Però secondo me bisognerebbe stare più attenti e fare dei restauri anche più mirati. Per esempio, scrostando si potrebbe vedere, ma questa è una cosa da architetti, si potrebbe vedere qual era l'antica tintura che avevano dato all'inizio, con quale colore. Ecco, invece adesso quando restaurano fanno tutto bianco, e quindi il colore che aveva pensato l'architetto era fondamentale, perché quegli architetti lì erano minuziosi su tutti i dettagli. Il colore che davano alla costruzione era sicuramente pensato, non era una cosa data a caso come facciamo adesso, poi ci sta bene il rosso. Loro pensavano a tanti fattori, alla luce, alla posizione, a tanti fattori, e quindi dare il bianco secondo me non ha dato giustizia all'intero edificio. C'è un'altra immagine. Ecco qua com'era prima, cioè vissuto, diciamo, in qualche maniera. Ecco, questa è una bella immagine, ma è chiaro che non si può tenere un palazzo scrostato. Comunque vedete, e sotto, avendo un po' di pazienza, in alcuni punti si possono trovare ancora le tracce dell'antico intonaco, il colore dell'intonaco. E purtroppo si fanno delle scelte di restauro che io sono convinto che si potrebbe
insomma, al meglio la compensa che non si. Dipende dai soldi. Come? Dipende dai soldi del rifampiamento. No, dipende dal comune che gli ha dato il permesso di farlo. Perché se il comune non gli dava il permesso di farlo. Secondo me dipende più da. Non lo so, perché non voglio fare troppe critiche, perché dopo magari. Però ripeto, ecco. E qui ho fatto un raffronto tra i due palazzi, ecco. Ho cercato di fare un raffronto. Sì, è chiaro che non può, cioè bisogna pure restaurarli, però bisogna stare attenti. Adesso un palazzo così levigato, così perfetto, così perfettino, perde quel fascino, la storia perde tutto. Insomma. Vedete che differenza che c'è? Non si vedono neanche i marmi, una delle cose è, se tu me lo fai bianco, i marmi, che sono le cose importanti, le cornici, le colonne, le balaustre, cioè, non si nota più niente. Bologna imponevano i colori, anche questo è il sottotetto che ha dentelli, è tipico veneziano, è in marmo, in pietradiste, anche questo, cioè tutti i decori, tutti i decori aggettanti della costruzione non si notano più. Se tu mi dai un bianco, fosse rossiccio in è probabile anche fosse stato lui, perché avevano delle tonalità anche abbastanza forti, sì, avevano delle tonalità anche abbastanza forti, ecco. Quella particolarità lì delle tonalità, dell'intonaco esterno delle case, è una particolarità che in tutta Venezia è stata dispersa, perché chiaramente i palazzi sono stati rifatti o ricostruiti, poi con gli ultimi restauri poi si va a scavare, si rifà l'intonaco completamente, quindi non riesci più a identificare, non riesci più a risalire in nessuna maniera quella che era l'originaria tintura che avevano dato all'edificio. E poi chissà all'interno cosa qui dentro, ecco. Comunque è munito di un cortile che dà luce interna, tra l'altro, ecco, e questo è, sarebbe era dei mulini. Ecco, i mulini, appunto, anche di questi ho avuto a che fare, perché in una controversia, perché gli archivi, vi sapete meglio di me, negli archivi cosa si trova? Si trovano, se uno è stato un grande politico, si trovano i documenti della vita politica di questo personaggio, i documenti ufficiali. Se uno è stato un ambasciatore, trovi le brutte copie dei dispacci che ha mandato al Doge. Se uno è stato un grande letterato, trovi tutto quello che ha scritto. Ma in genere trovi soprattutto cause giudiziarie di tutti i tipi. Come normalmente anche noi abbiamo, perché ho cause di confinanti, chi ha delle proprietà in genere ha sempre una qualche causa, e da lì ricostruisci con nel dettaglio cose che magari gli storici non avevano mai saputo, perché dalla causa giudiziaria puoi vedere benissimo dove erano i poderi, che per il motivo per il quale è stata avviata la causa, e via discorrendo. Ecco, nel caso dei Molina, appunto, parlando del famoso feudo sul quale ho scritto un libro, che è vicino a Mestre, vantavano diritto diverse case nobili. Ma allora diciamo ai Molini, no, abbiamo diritto noi, perché sulla trave della canonica del parroco c'è uno stemma che è dei Molini in una trave, e gli altri, che adesso non mi ricordo più chi fossero, non i Fosca, erano degli altri ancora, dicevano no, perché quella trave lì avevano fatto un'indagine, quella trave lì proviene dai legni di una galea, ed è stata messa lì per caso, ma non c'entra niente con tutto il resto della costruzione. Bisogna guardare gli stemmi in marmo, e allora sono andati a vedere tutti, ecco, per dire, e c'è tutta una causa su sta roba qua, perché era chiaro che se tu dimostravi che storicamente avevi le prerogative per avere questa possessione, che era, si trattava di terre, non è che si trattasse di 400-500 ettari. E quindi è chiaro che tu devi andare alla ricerca di tutte le prove documentali che in qualche maniera comprovano che tu eri il padrone di sta roba. E andavano anche a ricerca degli stemmi, ovviamente. Bene, avete qualche domanda da farmi? No?
Allora abbiamo terminato e la prossima volta c'è l'ultima lezione che è la mercatura. Se ben ricordo. La mercatura Venete. No. Sì. Almeno sul libro è scritto così. Cosa avevo scritto? Non mi ricordo più. Ripasseremo. Qualcosa sulla mercatura, adesso non so se era riferendosi al tuo libro o ad altre cose, sì, però sì. Sì, fido anche. Bene, proviamo. Commercio marittimo della Serenità. La prossima è fasto e decadenza. Ecco, fasto e decadenza, non commercio marittimo. E allora è...